Questa è la storia di un visitatore, un nero affamato che è qui per voi. Benvenuti boys and girls su The Visitor, Sleepover Slaughter, l'uccisione del party della domenica, lì quando si va, come si dice, tutti a dormire, il pigiama party. Arriverà un visitatore da lontano a uccidere tutti i partecipanti. Guardatelo, guardate quanto è malvagio, è lui, il nostro vero. Guarda che Fauci, avete visto? Ed eccolo qui. Oh, che porcellone, che guarda come mozzica. È un piccolo diavolino, un diavoletto, un uovetto alla diavola. E noi dobbiamo aiutare il nostro visitatore. Siamo dalla parte dei cattivi questa volta. Avete visto? Le altre volte nei giochi dell'orrore sempre dover scappare tutte quante. Questa volta no. Questa volta siamo noi i cattivi. Siamo malvagi, siamo piccoli striscianti. Guardate, che schifo che facciamo. E dobbiamo trovare tanti modi. Vedete che in alto sopra di me abbiamo due spazi. Per io dobbiamo combinare le cose che troviamo in giro per riuscire a entrare nella casa, perché noi abbiamo, e forse è questa la nostra casa di destinazione, eh? Abbiamo un obiettivo, una famigliola da mangiare, perché in quanto visitatore guardate come ora è più grandetto, ecco, lo potete vedere bene con quella sua bocca a scarpa, cosa allunga, sembra una ciabatta coi denti, li vedrete i denti piano piano. Dobbiamo riuscire a capire come entrare. Perché noi, vedete, vediamo delle persone lì dentro e quelle noi ce le vogliamo mangiare. In alto a destra abbiamo anche una lampadina che suppongo sia un indizio. Però io cercherò di non usarla, al momento. Dobbiamo riuscire a capire un po' tutto da soli, Allora, abbiamo una graffetta. E non so dove l'abbiamo presa questa graffetta. Ah, vedi. Ah, ho capito. Allora, noi possiamo combinare tutto. Però in questo caso abbiamo sbagliato, perché abbiamo cercato di combinare la graffetta con il secchio e giustamente non c'era il graffecchio e quindi non ha funzionato, non è stata una buona idea. Dobbiamo cercare qualcos'altro. Quello scoiattolo sul muro mi fa gola, però non credo che sia quella la strada giusta. Invece qui mi intriga un po' di più, perché vedo che ci sono delle cose, ci sono delle mele, però io non sono fruttariano come bestia, quindi purtroppo quelle mele non mi fanno gola. La mia sete di sangue non venne saziata dalle mele, capito? Ho bisogno, visitatore, ho bisogno di cibo, vuole mangiare persone dentro casa, buone. Quindi dobbiamo entrare in casa. Vedo però che possiamo spingere l'albero e far cadere le mele, ma non possiamo prendere le mele. Ah, possiamo incespugliarci però, ok. E arriva lo scuiallo però non va bene perché possiamo mangiarlo? Eh no, si scappa. Allora, lo scuiallo non lo possiamo mangiare. Possiamo prendere... Ok, no, e non è giusto neanche prendere quel pezzo di ferro lì. Allora, non è facile, Non è facile, dunque. Possiamo prendere questo pezzo di metallo, questa pipes. Ok. Possiamo mettere la pipes sul... No, sul ceppo non possiamo mettere la pipes. Siamo sicuri? Perché mi sembra... Cioè, mi sembrerebbe interessante mettere la pipes sul ceppo di legno, No? Sicuro? Ceppo di legno? Niente pipes? Quest'altro pezzo di pipes? Perché secondo me... Allora, se noi mettiamo la pipes sul legno, può essere pure che riusciamo a fare una specie di... Magari dobbiamo mettere prima il secchio. No, solo il secchio. Il secchio. E lo mettiamo qui per terra per prendere la mela. Ah, bella idea. Ok, l'ha messo al contrario. Allora serve la pipes sul secchio, in modo tale da creare una sorta di... Ottimo, tipo un ponte, capito? Per le mele. Che adesso se noi pistiamo l'albero... Pista l'albero, fratello. No, lo scoiattolo, l'albero. Devi dare... Devi sconocchiare le mele. Bravo, le mele. Ah, ok, ho capito. Allora, la mela va bene, va sulla nostra binario lì. Però non è ancora giusto. Non è ancora giusto. Allora, può essere che dobbiamo prendere questo peso e lo dobbiamo mettere... Ma facciamoci una pacca sulla spalla, ragazzi e ragazze, mio Dio, siamo veramente intelligenti. Ok, adesso le mele. No. Ah, sì, cosa abbiamo fatto? Abbiamo sgorrato questa cosa. Sgorrare da voce del verbo che fa cadere, capito? Abbiamo fatto cadere questa cosa qua. Allora, fatta cadere questa roba qua però, cosa dobbiamo fare? Secondo me dobbiamo attirare lo scoiattolo adesso. Quindi mi infilo nel cespuglio. Lo scoiattolo arriva, si mette a mangiare il cibo e qui subentriamo noi con tutta la nostra profonda malvagità, tutta la nostra terribile cattiveria, tutta la nostra giannafia puzzata.
bruttona. E cosa facciamo? Facciamo cadere le mele. Secondo me. Secondo me, cioè, non, forse no? Perché pensavo di usare lo scoiattolo come catapulta, capito? Aspetta, magari. No, infatti c'avevo ragione. Sì, sì. Ma ottima. No, me lo mangio. Oh! Avete visto? Mi sono sviluppato! Ho cresciuto le braccia! Blah, visitatore, blah, supremo forte! Allora così noi possiamo arrampicarci sui muri! Ma quanto sei intelligente, visitatore, bravo! Bravissimo! Allora, c'è una porticina. Dalla finestra non credo di poter entrare, però... Noi possiamo adesso, che abbiamo questi artigli, ci possiamo insudere... Bro, che schifo che fa! Avete visto tutto che si... Che si arrampica! Questo gioco fa paura, cioè... È molto vecchio questo gioco. Tra l'altro, ora ve lo dico, ci sono anche altri capitoli del visitatore. Quindi se vi va ve li posso far vedere in altri episodi. Fatemi sapere però, scrivetemi un commento. Questo lo finiremo in questo episodio. Però gli altri sono proprio separati, ma sempre con lui come protagonista. Adesso, se non ho visto male, siamo finiti dentro l'asciugatrice. E infatti eccoci là, annidati. Siamo grossi, rispetto al tizio, guarda. Siamo grossi, Lui però ci richiude perché dice, ah, se è aperta la porta dell'asciugatrice, la chiudo subito. Ma a noi non ci va bene questa cosa, quindi usciamo. Magari ci insinuiamo nei panni. Bravo, sporcaccione! È il nome che gli ho dato io. Lui appartiene al pianeta lontano di Sporcaccionandia. E lui è uno sporcaccione. Bene, 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 bene. Cosa facciamo qui però? Perché qui bisogna iniziare a far ragionare il cervello, eh? Abbiamo gli indizi, ma... Sarebbe più bello non usare gli indizi, capito? E farcela con le nostre stesse forze. Secondo me, c'è questa scarpa puzzolente qua sotto. Un calzino, ci buttiamo un calzino dentro? Ok, ok, lo possiamo fare. Perché? Perché magari così gli creiamo una trappola a lui, lo attiriamo, no? E noi nel frattempo ci incudisciamo e andiamo via. Perché il nostro obiettivo è uscire da sta stanza. O mangiarlo, ma... Non credo di poterlo mangiare, mi sembra grosso. Potrebbe schiacciarmi, capito? Proviamo ad andare adesso avanti. Allora, scarpa, calzino puzzolente col tizio. No? Ah, allora, no, dentro lì non ci dobbiamo rientrare sicuramente, cioè. E lui la richiude, ovvio. Ovvio. Posso toccare la sua felpa? Col calzino puzzolente? No, la sua felpa con l'asciugatrice? No, ovviamente, quello è lui che decide di pulire le cose, che cavolo sto dicendo. La sua felpa però secondo me è la strada giusta. Ma con cosa la dobbiamo... Con la serratura, no, no, non ha senso, non abbiamo una chiave. Ma io non posso andarmene via? C'è una maschera. Dov'è la maschera? Maschera forcina. Ah, credo che quelli siano oggetti che io mi porto appresso nel mio inventario. È buono, allora posso scassinare. Bravo, col mio potere psionico, capito? E questo è il quadro elettrico. Possiamo staccare la luce e rendere tutta la loro villa buia, sì. Dove non vedranno niente. Quale sarà? Io li stacco tutti, ma che me frega, la buio, tutto buio. Ah, tutte le signorine che ci sono dentro la casa, che buona carne da mangiare per noi, visitatore pazzo. Abbiamo spento la luce in una delle stanze, però credo che è tutto lì. Cioè qui non possiamo spegnerla la luce, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Però non ce ne possiamo andare. C'è sta scarpa puzzolente, che secondo me qualcosa mi deve dire, ma non riesco a capire cosa ci dobbiamo fare con sta scarpa puzzolente. Oddio! Com'è successo? Com'è successo? Io stavo per gettare la spugna e premere l'indizio. Com'è successo? Cioè, così? Ma sono stato io! Madonna mia, sono un drago della miseria, proprio una bestia. E mo? C'è sempre calzino però. Non capisco. Ci sono calzini puliti, calzini sporchi. Lui è morto, quindi a quanto pare io me ne potrei anche andare. La felpa? La felpa non la posso usare più. Forse c'era un altro finale. È probabile che ci fosse più di un finale, eh? Siamo andati oltre comunque. L'abbiamo ucciso, quindi possiamo uscire. Il problema è che non vediamo nulla qui. Perché giustamente abbiamo spento le luci, quindi non si vede niente. Dal buio della serratura vediamo queste qua, però, che si stanno divertendo. Hanno acceso la luce portatile. Ok, ok. Noi abbiamo ancora il calzino. Possiamo riaccendere le luci. Ah, possiamo decidere noi quale luci accendere e quale luci spegnere. Peppinello, ci sono molteplici luci, Ci sono molteplici luci. Proviamo a vedere così, che qui magari riusciamo a vedere qualcosa e a prendere oggetti. Allora, abbiamo dei peperoncini, mi sembrano. Dei peperoncini e c'è anche un appendiabiti. La luce non la possiamo utilizzare. Peperoncini.
dentro la porta pittura gialla con peperoncini, no. Quadro con pittura gialla, possiamo sgorrare il quadro schifoso o no? Più difficile del previsto, ragazzi. Lo so, è molto difficile, vuole il cervello, non è così, Non è così. Spizziamo dentro qui, e qui non possiamo entrare giustamente, perché ci sono loro. La porta sarebbe anche aperta perché vedo la luce, però non credo che ci possa aiutare. Posso usareci tipo... No, l'appendiabiti per scassinarla, magari ho pensato. Posso usare l'appendiabiti con la luce della notte? No, la luce della notte non è proprio utilizzabile. E allora? Cioè qua c'è un... Ah, un chiodo alla parete. Posso appendere il quadro nel chiodo alla parete? Aha, ottima idea. Non so che cosa serve. Giusto, ma potrebbe servire. Posso usare il DP... La tua sorella, il pitturo? No, c'è un'altra stanza a fianco con i Doritos. Doritos! Questi forse possiamo fare qualcosa. Magari possiamo inzuppare i Doritos. No, vero, nella vernice. Poteva essere un'idea per avvelenare le persone, capito? Sembrava formaggio nachos. E invece a quanto pare no, non funziona neanche così. C'è anche un cappellino. E c'è un computer in cui noi possiamo spizzare. Ah, ci sono le sue amiche, capito? Questo qua è l'account di quel tipo che abbiamo già mangiato. Beh, buono. Però ci sono anche le sue amiche, Kelly, Misty e Stacy. Infatti era quello che volevo fare io questo, capito? Mi sta dando l'indizio. Ma io avevo già capito col mio cervello da visitatore pazzo sporcacionus. Allora, vedete, gli piace il nachos col formaggio e il peperoncino. Quindi se noi glielo prepariamo con la vernice, questa qua se lo mangia e si avvelena da sola. Mi piaceva a me questa cosa. Ah, si è arrabbiato perché ha detto, ah, non gli piace. No, è esagerazione. Allora mi piace. Allora mi piace, senti. Per carità di Dio, che non ti rimani offesa. Poi mi piace, che così te lo mangi anche meglio e muori. Poi Misty, vediamo cosa gli... A Misty non ce lo possiamo sapere perché ci ha bloccato. Si vede che avevamo un flirt o qualcosa. E non possiamo neanche mi piacere o non mi piacere, capito? Perché non vediamo. Stacy invece ama mangiare questo gelato azzurro, ricordiamolo. Anche lei si ingrifa quando noi ci mettiamo piace. Evidentemente quel tizio lì, cioè non siamo noi ora, perché quel tizio lì, no, come si chiamava? Bobbaso piace un po' a tutti, è un po' l'idolo della festa, è il bello, capito? Bobbaso il bello lo chiamavano. Va bene, abbiamo il nostro indizio. Allora, dobbiamo condire. Possiamo anche andare di qua, possiamo anche andare di qua, qua c'è la cucina. Possiamo aprire il frigorifero? No. Possiamo prendere un piatto. Ok, un piatto ci può servire. Attenzione. Un piatto di Doritos. No, il piatto con i Doritos volevo fare io. Esattamente. Si può fare? Un piatto di Doritos volevamo fare. Non lo possiamo fare, mi sa. Non me lo fa fare il piatto, perché sono due cose forse nella stessa stanza. Devono essere, non lo so. Vabbè, ma tecnicamente... Beh, perché noi ora cosa dovremmo fare? Dovremmo riempire, dovremmo combinare queste cose. Però non mi fa... Mannaggia, che devi farti il difficile, devi fare, Abbiamo visto che si fa così. Non voglio pre... Devo cliccare l'indizio. Sì, lo so. Che indizio, Oh, guarda nella Facebook delle persone che vedrai qualche indizio. Ho capito, l'ho fatto però. Ho capito. Bel, metto mi piace anche a lei, guarda, toh, così. Siamo proprio alla grande così. Ha messo mi piace alla mia foto. Adesso stiamo fidanzati praticamente, dai. Va bene, abbiamo capito. Mi sa che noi non dobbiamo preparare noi il nachos con il formaggias. Dobbiamo farlo preparare alle ragazze. Quindi se noi mettiamo like al nachos e alla tipa che lo ha fatto, ma mettiamo non mi piace al suo nachos, in teoria lei dovrebbe ragionare che lei viene amata perché fa il nachos. Capito? In teoria, no? Lei che è gelosa, vedi? Pensa se io faccio il nachos, magari mi ama. Quindi noi cosa dobbiamo fare? Mettiamo mi piace anche a lei. Però così che lei capisca, capito? Devo fare il nachos, magari, no? Cioè è un piano un po' contorto, però tecnicamente dovrebbe funzionare. Perché lei è gelosa, dice a me, lui mi piace, e gli piace il nachos. Vai a fare il nachos, è facile. Dai. No, non è neanche così. Allora, questa qui non le mettiamo non mi piace a tutto, perché è un imbecille, non ci piace. Allora, a lei glielo togliamo il mi piace. Così è giusto. E a lei le mettiamo non mi piace. Quindi ci piace il nachos, non ci piace lei. Però ci piace... Magari dobbiamo mettere mi piace a quest'altra. Così.
È un enigma di mi piace questo qui. Allora, lei ci piace, ma non ci piace il nachos. Cioè, no, 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 ci piace il nachos. Ci piace il nachos, ma non ci piace lei. Però ci piace il nachos. Mio Dio, che casino. Ci piace. Sto capì più niente. Ok, ok, sta succedendo qualcosa. Sta succedendo qualcosa. Tutte vogliono. Hanno capito che il nachos è la soluzione per il nostro amore. Ok, beh, perfetto. Stanno andando a fare il nachos. Ottimo nachos. Allora, adesso dobbiamo imboscarci noi, probabilmente. Ci dobbiamo imboscare da qualche parte. Eccole qui che arrivano a fare il nachos. Allora, nachos, più peperone piccante, più formaggio, uguale il piatto che io amo. Ottimo, ottimo. Forse, non mi dire che adesso me lo devo fare io, eh. No, meglio allora, ma io non è possibile. Ma io avevo capito già da prima. Stupido cormorano cornuto, dai. Perché non ti sei messo da prima da fare sto nachos? E lei lo sta cercando perché lo vuole trovare già pronto, capito? Non è che lo vuole fare. Ma porca zozza, ma io non ci posso pensare. Ma io è un'ora che stavo girando intorno a dover fare il nachos, dover fare il nachos, dove lo facciamo sto nachos. E lui non lo voleva fare. Sei un... Il cervello non l'hai sviluppato tanto bene però, eh. A parte che dobbiamo evitare adesso loro che passano a destra e a sinistra. Cos'è questo? Ah, vuole far finta... Oh mio Dio. Ho capito, questa qui vuole far finta di essere in vacanza. Quindi le dobbiamo dare il coso. Dobbiamo darle la... Come si chiama? Il cappellino. Il cappellino per fingere di essere in vacanza. Non ho capito bene il nesso di queste cose. Però, vedete? Cappellino più quadro uguale che lei può farsi una foto finta dove sembra in vacanza. Avete capito? Per fare colpo su di lui sicuramente. Perché qua è tutto quanto per far colpo su questo Bob il bello. Che poi il cappello è lì, vabbè, te lo potevi prendere. Ma t'aiuto io, sorella, non ti preoccupare. Allora, condiamo il nachos. Spero vada bene lo stesso che mettiamo prima la vernice, eh. Vai, bravo, sembra perfetto. Non mangiarlo. Adesso, prendiamo il cappellino passando, torniamo in qua e lo andiamo a mettere sopra l'appendiabiti, secondo me. Perché sopra il quadro non lo possiamo mettere. Però lei lo cercherà sicuramente sopra il cappello abiti qua. Ottimo, ottimo, bene, bravo. Adesso, peperone piccantone. Torniamo indietro. Torniamo ancora indietro perché dobbiamo mettere il peperone piccantone sopra il nostro preparazione. Questo qui, nostro piatto buono, piccante e velenoso. Vai, butta tutto. Abbonda, che piace piccante. Bravo, perfetto. E adesso ci godiamo il risultato delle nostre azioni. Perché questa qui dovrebbe trovare il cappellino. Mi pare, no? Perché l'abbiamo messo qui. Quindi lei arriva qua, vede il cappellino, vede il quadro, capisce e dice: oh, mi faccio una fotona, un selfie in vacanza, faccio finta, lo posto così, sono a posto. E io cosa faccio? Mi infiltro, oh mio Dio, no, nella testa. Oh! Mamma mia, pazzo fuori di testa, mangiala, così ti incanci ancora di più. Cosa hai mangiato di lei? Sicuramente qualche parte che ci dà qualche potere, eh. Ma adesso non è pericoloso che si vede che c'è lei qua morta? Non è meglio se spegniamo la luce qui? Vabbè, lasciamo stare, ok? Allora, lasciamo stare, lasciamolo acceso. Adesso anche l'altra dovrebbe morire però, eh. Perché viene qui, mangia, si sente male, noi da dietro, capito? Eccola qui. Ah, ma lei non le serviva nemmeno per mangiare, guarda che imbecille. Lei lo voleva soltanto per farci le foto. Questa... Bruta influencer da pochi spiccioli. Adesso ci pensiamo noi. Lei guarda il cibo. Noi ci facciamo vedere. E la lingua. Ma che uccisione spettacolare. Possiamo mangiare un pezzo di lei? No. Però le abbiamo divise. Quest'altra si chiede: dove sono andate le mie amiche in questo pigiama party, eh? Dov'è che sono tutte? Io mangio un pezzettino, mi potenzio. Sono ancora uguale, però fidatevi che inizio a sentire dentro di me la potenza che cresce. Il genere umano mi potenzia. Io penso... Ah, c'è il Roomba qui. C'è il Roomba, spegniamolo. O lo facciamo andare all'incontrario. Ah, gli abbiamo fatto sputare dello schifo. Ok. E nello schifo sputato al Roomba c'è una graffetta, un M&M's e un gelatina di un pesce. Urca. Ok, allora facciamo così, lasciamolo fermo per ora, perché non so cosa metterci lì, eh. Magari dobbiamo mettere la graffetta. Qui, questo qua c'è la faccia del tizio, il calzino, le scarpe, un po' tutti i vestiti. Non vorrei che ci dobbiamo tipo travestire da lui. Allora, facciamo così. Diamo un'occhiata qua dentro, eh. Allora, dentro la sua... No, e non me lo fa... Ok, no. Volevo vedere dentro lo schifo sputato dall'aspirapolvere io. Perché non mi ci fa più... Ho perso la mia occasione?
Ma secondo me qui la porta è chiusa, capito? E la graffetta poteva farmi comodo. Forse ho capito un'altra cosa. Se noi spegniamo la luce della stanza dove c'è la tipa da sola, lei si spaventerà sicuramente e sarà costretta a uscire. Se non ho capito male, la luce sua dovrebbe essere questa. Vediamo un po'. Non è vero. Ok, questa forse era la cucina. Ok, proviamone un'altra. Questa qui magari. Ok, dovrei... Oh, perfetto, perfetto. Sei al buio? Stai andando a cercare il tuo amico Tom Bob? Eh? Tom Bob? Il sensuale? Beh, non lo troverai. Non lo troverai perché è morto. Esci. Ah, vedi? Lei spizza. Ma non esce. Perché è pavida, ha paura. Dice, è buio, non esco da qui. Furba, ha capito che c'è qualcosa che non va, eh. Però attenzione, perché qui subentra lo smart move pazzo. Noi cosa abbiamo dall'inizio del gioco? Questa faccia. Lei esce e guarda. Se noi prendiamo questa faccia e la mettiamo sull'appendiabiti, lei esce, guarda l'appendiabiti, vede la faccia sua al buio un po', no? Quindi pensa che sia lui ed esce. E noi gnam, eh? E se la mangiamo. La mettiamo qua, quindi. Oh, ottimo, perfetto. Adesso appena lei esce dobbiamo agire, eh? Dobbiamo essere veloci come delle lepri. Eccola, vai, 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 vai. Beh, non lo vedo. Ah, ho capito. Non è ancora abbastanza. Ok. Non è ancora abbastanza perché manca questa. Manca la felpa. Se noi mettiamo anche la felpa, giustamente, molto più simile. Per rendere ancora più simile, secondo me, ci avrei messo il cappellino volentieri, però mi sa che non c'è più perché c'è morta quella. Va bene? Dovrebbe bastare. No, ancora no. Ancora no. Cos'altro posso mettere? Le scarpe. No, ma le scarpe... I calzini non li posso nemmeno prendere. Meno che non devo fare buia anche questa stanza perché si veda di meno. Il cappellino poteva essere una buona idea, eh. Meno che non fosse di qua, ma no, qua c'è la tizia che abbiamo mangiato di già buona era. Sgustosazza. No, no, ma ci serve qualcosa per camuffare meglio perché così non è abbastanza. E il Roomba non penso che sia una... Oh. Ah, per farlo muovere. Giusto, giusto. Anche per metterlo qui al centro della stanza. Vediamo un attimo. E ora dai. È perfetto, guarda nel buio, nella penombra. Lei lo va ad abbracciare, ma non si aspetta che zam, dentro c'eravamo noi. Ma che mostri che siamo. E ce la mangiamo anche a lei. E poi finiamo il lavoro, perché così noi ci potenziamo, capito? E abbiamo vinto. Guarda come siamo diventati grossi, belli grossi grossi. Episodio 3 c'è già, House Party Havoc si chiama, che potremmo voler giocare assolutamente. Però ci sono anche degli episodi precedenti a questo, che pure, se vogliamo, se vi fa piacere, The Visitor, un'avventura lunga che è iniziata tra l'altro tantissimi anni fa. Perché io mi ricordo quando ero ragazzino c'erano questi giochi su internet tipo browser game. Tu aprivi su internet e giocavi, quindi... Mi ricordo il primo ovviamente, eh? Però possiamo tornare a ritroso fino al primo. Fatemi sapere voi. Per oggi però ci dobbiamo salutare. Grazie per aver seguito il video e Lion out!